bella, eh? Siete sì. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Guaro, è che... Ma quando senti un tango... Senti qualcosa di napoletano, come aria, come... Come cadenza, come... Senti. Ma poi se senti le parole e le vai a tradurre, ma hanno dei riferimenti incredibili con la poesia napoletana, Antonio. Ma veramente. Cor incatenata. In quante poesie, in quante canzoni napoletane c'è questa espressione? Cor spazzata, a catena, tu si commana a catena. Sì. Che meraviglia. Qui siamo nel 1942, proprio nel periodo corrispondente con la grande poesia napoletana, Antonio. Buonasera a tutti. E benvenuti al Salotto Letterario Antichità Scippa. Come ogni mercoledì ci incontriamo con la poesia napoletana. Abbiamo già fatto due incontri con il maestro Antonio Giorgio, uno su Rocco Caldieri, un altro su Salvatore Di Giacomo, due esponenti della grande poesia napoletana. Grande non per campanilismo, perché sono napoletano, ma perché sono quei tali versi che hanno quel carattere di internazionalità, che vanno a toccare delle corde sensibili, universali, proprio come non a caso abbiamo ascoltato un tango, e lo abbiamo ascoltato anche le altre volte, un tango inizialmente, proprio come il tango argentino, con la stessa sintonia. E questi esponenti della poesia napoletana ce li sta presentando il nostro caro amico Antonio Giorgio dalla sua personale antologia. Questa sera lui mi ha anticipato che ci dirà qualcosa e ci declamerà qualcosa di un altro grande autore, Ernesto Murolo. Ernesto Murolo, il cognome lo conosciamo tutti, forse per il figlio più famoso, Roberto Murolo. Ma Ernesto Murolo è un grande personaggio, un pilastro della poesia napoletana, insieme a Di Giacomo, insieme a Caldieri, insieme a Roberto Bracco, a Libero Bovio. E proprio insieme a Roberto Bracco, a Di Giacomo, a Bovio, fondò la cosiddetta il cosiddetto teatro dell'arte. Mi sbaglio, maestro? No, vabbè. Teatro dell'arte. Era un fermento di artisti che si contrapponeva a tutto ciò che era la cultura scarpettiana, quella del teatro comico, del Don Felice Sciosciammucca, per intenderci. Ma non era solo un fatto artistico, poi ho saputo, ma anche e soprattutto perché, a quanto pare, correggetemi sempre se sbaglio, maestro. No, per carità. A quanto pare Ernesto Murolo era proprio un figlio illegittimo di Scarpetta, si dice che lui non l'ha mai potuto sopportare questa diceria, e proprio artisticamente si è contrapposto, ed era uno dei maggiori interpreti, esponente del teatro dell'arte, che si contrapponeva al teatro scarpettiano, giusto? Giustissimo.
Ora, andando ad indagare, andando a studiare, perché quando mi mettono una pulce nell'orecchio, io non posso accettarla così, devo capire di cosa stiamo parlando e del perché ne stiamo parlando. Andando a leggere delle cose di Murolo, nella nuova, è una cosa che poi mi ha sorpreso tantissimo, ma Guarda, fammi sentire nella quale. nuova enciclopedia illustrata della canzone napoletana del grande Pietro Gargano, Ah, ho capito, a pagina esattamente, mo vi è dico su. nel quinto volume, mi pare. Sì, a pagina 204 Nel quinto ho volume. trovato una fotografia che Sì. mi ha fatto proprio piacere. Ma ve la faccio vedere, aspettate. Eccola qua. Questa fotografia, questo ragazzino con i pantaloncini corti vicino a questa bella signora, Signora, sì. è proprio il nostro Sì, amico Antonio Giorgio. mi sa. Il nostro Sì. amico Antonio Giorgio. La signora è Maria Murolo, La figlia figlia di di Ernesto Ernesto, sì. Murolo, sorella di Roberto Murolo. E ho saputo che Antonio Giorgio è stato un frequentatore fin dall'infanzia di casa Murolo. Quindi è cresciuto in queste atmosfere. Stasera, queste parole di Ernesto praticamente vivranno con noi attraverso la voce di Antonio Giorgio. Mario, tu dici delle cose sempre, sempre belle, bellissime, ma queste ultime che hai detto, ti dico che non poco mi emozionano. Tu hai trovato quello appunto, mi pare che è il quinto, il sesto volume, l'ultimo di Pietro Gargano, che è l'enciclopedia, che è favoloso. Quella fotografia lì, vedi, è il 1900, fine 42, principi 43. Siamo sfollati appunto a Capodimonte. I notabili del paese si frequenta logicamente un po' di famiglie le più in, e fra queste c'è la famiglia De Luca, perché Maria Murolo aveva sposato Oscar De Luca, che era un armatore navale, e loro vivevano in questa villa bellissima che stava in un angolo un po' in disparte di Porta Piccola di Capodimonte. E io lì sopra, Mario Caro, veramente ho imparato. Ho conosciuto tutta la famiglia loro, ho conosciuto l'amore, la ricchezza poetica, la sensibilità di cui si avvaleva tutta quanta la famiglia. Poi ho conosciuto Vincenzino, Massimo Murolo, poi Roberto Murolo negli ultimi anni, che è stato a casa con noi tantissimo tempo. Ma la cosa bella, Mare, che vorrei tanto, non so se si può riprendere con il tuo diabolico strumento, questa dedica, guarda che quanto è bella, sta bene così. Che Sì, è una meraviglia. Che cos'è? cos'è? Questo è il primo volume, ne sono due, del famoso cofanetto Bideri delle poesie di Murolo, di Ernesto Murolo, Ah, che che bello. vede la luce negli anni 62, un po' più tardi. Dunque, scusa, 68, non erano molto amici. Dunque, nel 62-63 mi regalano, ecco, tu hai letto la dedica, la si legge lì dalla ripresa. È molto bella perché Maria dice: offro le poesie ad Antonio e Gioia, Gioia era mia moglie, le poesie di mio padre con grande affetto in ricordo. Poi più sotto ci sta Roberto che firma anche lui con tanto affetto e la cosa particolare è anche il mio ricordo. Alla cara Gioia Antonio, Lia Cavalli Murolo. Ah, che Chi era bello. questa? Era la moglie di Don Ernesto, che io ho Ah, 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 ah. avuto l'onore e la gioia di conoscere, che è finita in età Senti, molto. ma posso farti una domanda? Dimmi, Ma caro. a casa di Maria si faceva salotto, si Sì, riunivano poeti, artisti? artisti bellissimi, soprattutto nel periodo. So che frequentava anche Sergio No, Bruni. questo è molto, sì, ma questo è molto più tardi, però Ah, più tardi. diciamo dopo la guerra. Sai, Sì, sono tu sei guaglione. guaglione rispetto a me, indubbiamente. Sì, questo è successo dopo, certo. Anzi, e si andava anche noi altri a casa di Sergio Bruni.
ricordo una di queste serate favolose, ci sta appunto Maria, Roberto, che poi si inventa una cosa con Sergio Bruno, e credo che sia gli anni 75-76, non oltre. Ma ti volevo completare questo fatto, ti dicevo, quando a casa di Maria, lì a Capodimonte, io ero piccolo, ma io ho visto, ho sentito, ho respirato l'aria di quei momenti, di quei giorni, di quella gente, di quelle persone. Io ricordo una persona, un poeta che di cui poi mi parlerà mio padre molto più tardi, Papaccio. Come si chiamava? Aspetta, Papaccio. Ma non ricordo il mi è venuto in famoso. mente un'altra cosa, Dimmi, mo. cari. Ma Ernesto Murolo, quando scriveva, mi pare che si firmava pure con uno pseudonimo, qualcosa che aveva a che fare col rosso, con i suoi capelli rossi, Ah, aspetta, questo può. Ruben o qualcosa del genere. Rubens, È vero, Rubens, bravo, è vero. bravo, Mi sono ma è ricordato. stato per un breve Per un breve periodo, periodo. brevissimo, perché Perché ho poi. letto delle cose Sì, firmate Rubens, bellissime, so che davvero era Ernesto era Muro. nel mezzo muro. Che meraviglia! Senti, e ti dicevo, là sopra, alla villa, a Capodimonte, era veramente un via vai, che è stato, diciamo, interrotto e anche soppresso purtroppo in conseguenza della guerra. Ma lì nei primi anni, ripeto, nel 42-43, poi il 43, caro Mario, beh, tu questo non te lo puoi ricordare, forse è No, il stato. Ah 43 no, guarda, te lo non ricordi ero almeno neanche. questo. No? No, Incominciò l'anno terribile non per ero quello neanche un pensiero, della vai, diciamo guerra, della così. guerra, vabbè. Comunque ti dicevo, Maria ci regala questo libro, che è fra le cose più care e preziose che tengo, di questo cofanetto. E qui dentro, Mario, io ho trovato, ho scoperto delle cose, ma veramente che correntemente, direi tanti, non voglio dire poeti, cultori della poesia, forse non hanno riposto la dovuta attenzione. Delle cose che sono scivolate via. Mario, c'è una poesia di Ernesto Murolo che è fatta di 6 righe a mamma, che non so quanta o quale gente la conosce. Dice: mamma, a parola più dolce, oh, viata a chi adisce, viata a chi sente, lontano o vicina, la mamma carnale risponde la voce. Che bello. Ascolta. Poi dice: mamma, parola regina, nomma che è tenera e bella così, ca stesso po' figlia, ca cerca, ca chiama, doi vote se passa nel labbro per di mamma. Conoscevi tu questa poesia di Assolutamente Ernesto no, Murro? meravigliosa. Guarda, no, non lo dico, sai, no, ci sta ascoltando qualcuno, quindi uno può pensare che lo dice così tanto per. No, Oppure in enfasi, no, ma è così. no, mi sono venuti i brividi. Vedi? Ti credo, Mario. Cioè, la parola in genere ha una sua forza, ma la forza più importante, più significativa della parola nella poesia è la forza evocativa. Perfetto. Va oltre il significato semantico, va oltre ciò che sta rappresentando. Tocca la parola nella poesia, tocca le corde sensibili. E quando sono toccate le corde sensibili, puoi capire o non capire, comprendere o non comprendere appieno il significato di ciò che sta, enunciando quella parola. Ma in quel momento ti senti È proiettato in una stato dimensione alta. bello, Mario, questa identità di sentire, di veduto E con te mi vedi, fai. vedi, è in quella dimensione altra, perciò perché io prima ci tenevo, poi ne parleremo più approfonditamente nei prossimi incontri, però ci tengo ad accennarlo oggi. Sì. Perché metto insieme il tango argentino degli anni 20, anni 30 e la poesia napoletana degli anni 20 e gli anni 30.
Perché io personalmente mi sento proiettato nella stessa identica dimensione altra, ascoltando un Bellissimo, tango argentino, ascoltando bellissimo. una poesia di questi grandi poeti. E adesso mi farebbe piacere ascoltare subito qualche altra cosa Cosa? di Ernesto Muro. Mario caro, tu mi riempi, mi dai tanta contezza proprio interiore. Vedi che venire qua, Mario, tu ti rendi conto e tu sai che ho della mia vita, negli ultimissimi anni, che cosa io non abbia patito, ho sofferto e che cosa soffro. Eppure credimi, venire qui, stare con te, poter parlare in questo modo, in siffatta maniera, della poesia. Poi nella ricchezza di queste cose che stanno intorno. Mario, per me è un grande sollievo. Vabbè, facci sentire qualcosa, dai. Sì, hai ragione, è meglio che mi fermo. Vai. Voglio dirti questo, non farci sentire qualcosa. Io oggi, pensando a Muro, e pensando così, stamattina pioveva, se ci sei scordata, Mamma che mia. mi è venuto in capo, Mario? Fammi sentire. O Mercurio amarò no Carmine. Ah, Ma tu l'hai mai... Sì, questa la sicuramente tu conosco, questa la questa la sai. conosco, ma non l'ho mai sentita da te. Sì, infatti qua non è stato mai, sì, non ci siamo mai trovati nella circostanza o condizione di poterla recitare. Vabbè, anche se qua non ce l'ho, io parlo su tutta roba che tu sai che io, della quale io godo e faccio con degli altri a mente, a memoria, però comunque mi fa sempre piacere il supporto cartaceo. Ecco, vedi, ti volevo dire Sai una questo, cosa? Sai una cosa? guardandolo, sì. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Dimmi adesso. Quando qualche volta vado nel mio piccolo a recitare qualcosa in qualche Sì. performance e compagnia, ho sempre bisogno del cartaceo, anche se ricordo a memoria. Ti Sì. capisco perfettamente. È come un bastone. Che ti dà È quella vero, sicurezza in è vero, è vero. alcuni modi. Poi non lo guardi, però. Guarda, io ho sentito di queste cose dai giganti che sono stati, non so, Giorgio Albertazzi, Vittorio Sereni, no, lo stesso Gassman, quando presenta la sua antologia personale, ti feci cenno. Loro, i grandi della dizione, della recitazione, loro hanno sempre tenuto e l'hanno raccomandato nelle loro scuole agli alunni. Vedi? Tenete da conto di lato, in maniera più o meno evidente, come meglio volete, tenete da conto il supporto cartaceo È della prosa importante. che voi leggete, sì. Dai. Allora, non vi annoiamo più con queste chiacchiere tra me e Antonio. Adesso passiamo subito alla poesia. Mario, o Mercurì da Madonna o Carmine. Questa poesia nasce nel 1916. Siamo nell'atmosfera, purtroppo, nel sentore della guerra 15-18. Ma infatti questa poesia, che tra l'altro sono stato invitato a recitare a giugno alla commemorazione che ci saranno le feste per la guerra 15-18 a Viterbo. Dunque lui la scrive ed esce subito pubblicata sul Mattino, proprio nel dunque, marzo del giugno del 1916, ed esce però con un altro titolo, O Mercurio Carmine. Basta. Poi successivamente è diventato O Mercurio da Madonna o Carmine, che è il titolo col quale poi è stata sempre conosciuta ed è arrivata fino a noi. Chiova, cupe a campana a chiesa o Carmine, stu Mercurio morte, fanghiglia, secatura tutta a chiesa, gente zappata fino a sotto e porte. E sto femmina endo lavanare, nuziante vascia conciaria, signora aristocratica, paziente, Ferrari Santelige, Marinara, femmina malamente rollare le baracche a ferrovia. Per me sa sta folla e facce gialle, sciumunite per guai, miserie, schiante, una tanfa e pizzicaglie di sudore. Guardano tutto quanto in coppa al dare maggiore,
a do uno massa argenta, mentre si aspetta la benedizione con l'organo che suona, luce tra cera e incienso o sacramento. E tra se riesce a rinda la sagrestia con maffile formica, l'ata gente, chi si ferma innanzi alla scrivania per fa di qualche messa no parente, chi caccia o due sordo con librette pa firma la semana e l'abedina. Vengano richiamati lo distretto qual è dall'occhio e i pili anche in faccia. La moglie vicina con un figlio pa mano e nato in braccio. Chi guarda appeso pure una giacchetta esordata con piette spurtosate una palla scoperta e sotto sta scritto caro tenuto Alfonso invocando la Vergine Fussarvo. Fatta filmare le chianghe, e già si è formata una processione innanzi alla cappella ad sta consacrata la Madonna in persona. E arda la cappella, po' calore e cera, e vede sti muri attorno con migliaia di ritratti surdati. Guarda le finanze, Muz, bersagliere, e ognuno è loro tena a sora o a mamma cavascio guarda fisse e chiagna. Io chiamo e da noi chiamaron e nata essa. Quanta preghiera che scongiura e quanta avuta promessa lacrima. Che buo! Sta dicendo la femmina gravando in faccia a Madonna. A vita mia è tarò, ma non mi fa morire pure a chi stato come a chi la di due. Tu ti nastrignuto figlio tuo e i miei me lo vado sottociato. Ogni caso non vai vicino a vecchia e che lato è più forte. Che poi più bevute c'è Robby avvicina ricche ma anche ricchina. Robby mi sono anni scanna sotto niente. Che poi più piangono tutto quanto e la poverella quei capelli e la voce più abbrucata, i capelli sciovati arrampicata per grada addosso sta un quadro mo arditamente a minaccia la Madonna tu per tu. Guardami a me, con te che sto parlando. La folla in da chiesa, spalla la cappella, vera. Sente, se mo sta spiando. Ehi, con te che l'aggi. Quando fui per la morte di Gesù Cristo in croce, tu hai chiagnuto una vita sana sana. E dell'acrima mia non te ne importa. Non t'importa, non t'importa. E quei capelli sciopati come la mano mi ha succhiato in faccia alla sua sangue. Ma tutto insieme era tale di distrilla che ha rivoltato a chiesa tutta quanta. Cagna lucava, l'occhio in busa, alla strambosa, io ero. Non so stava stesa e consacrata. C'è nessuna duca, due e tre voci insieme, poi tutto, poi cento. Io vero, chiagna Madonna, chiagna. Mi ha sempre promesso. E questa è da sola viene tutta quanta la, diciamo, la puntata dedicata al resto pure. Grazie Antonio. Che cosa ti devo dire? Penso che mi associo a Mariella, ad Antonella, a Daniela, a Vito, ma tante persone che
si sono emozionate insieme a me questa sera, eh? Adesso Daniela Persico, anche un'amica dall'Argentina, Francesca Biscardi. tanto piacere, Mario. Penso che veramente è stato un momento Sì. di forte emozione, guarda, perché me la ricordavo questa poesia, ma ogni parola adesso, ma veramente, ogni parola in più è una parola in più. Ti Perfettamente. ringrazio, veramente ti Bello, Mario, ringrazio. caro, sono felicissimo, sono Cioè, è riuscito. un'emozione che si taglia, Sì. ha uno Ha uno spessore. spessore, ecco, brava, uno spessore. Molte volte con dei critici anche si è parlato del fatto che in effetti la si Voglio vede. salutare Daniela che in questo momento ha messo un apprezzamento alla tua. Sì, chi è una tua amica? Una Un'amica. frequentatrice di questo Un mio amante collega. della poesia. Bene. Quindi è un altro, Giulio Tiessopo, Fammi che sentire. vuoi sentire chi è che ti apprezza? Il tuo Beh, piacere. sì. È Emilio Massa, un grande attore, un grande amico attore che ti sta guardando. E che io mando tanti saluti perché è un caro amico. Va bene, io penso che se ci vuoi regalare qualche altro piccolo verso breve, Di Muro sempre, sempre di sì, sì. Muro, a questo punto, e poi mercoledì Ma prossimo sì, vedremo. magari con mercoledì Rossi, tu sei d'accordo, potremmo continuare su Muro, Vabbè, poi vediamo, perché noi abbiamo una settimana di d'accordo. tempo per pensare. Questo è vero, d'accordo. Ti volevo dire questo, che in effetti una piccola o breve cosa di Muro non ci sta, perché tranne quella che ti ho detto prima. A proposito della mamma, che veramente è una scoperta, e ti dico è una scoperta, Ma pochissimi questa è la sanno. tua personale No, antologia. questa è una delle cinque attuali che poi devo raccogliere e ridurre in una unica, perché come vedi questa qua è soltanto Ah, Ernesto posso fare Nicolai. l'anticipazione della nostra idea? Quella del certo, Noi, certo. allora, permettetemi un attimo. Noi, io Antonio, siccome lui, come avrete capito, è una miniera, quest'uomo, una miniera nella poesia napoletana, ha tanto scritto e raccolto quanto memorizzato in quella sua testolina, 86enne. 86enne. E adesso stiamo facendo questo giochetto della diretta, questo momento per incontrarci, per parlare, per avere un confronto, per far ascoltare delle cose, cercando di dare una certa linea, se si può dare una linea alla poesia, perché la poesia vive nell'aria e non nella linea, Difficile quindi con spazia in, tut le in sì. tutte le direzioni. Però cerchiamo di raccogliere insieme qualcosa che può in un certo senso accomunarci, metterci insieme a me e a lui. E costruire, questa è la nostra idea, è Idea. costruire una sua personale antologia anche in un volume che poi presenteremo qua da me. Bene, benissimo, Ti piace, Andò? certo, E penso assai, che piacerà anche ai nostri amici. assai, e sarà non dico un appendice, ma una parte di questa antologia, questo l'ho sognato, dove Mario non possono non trovare in mia sede persone come Cardarelli, come Pavese, come Luzzi, Mario Luzzi, Novalis, sono delle poesie stupende in lingua. Ma tu vedrai come coniugano bene, come si accostano, si compenetrano con queste meravigliose poesie napoletane. Ma tu ti Perché ricordi, Pavese, non lo dimmi, devi bellissima, dire a me, ti ricordi quella poesia di Pavese che io ho tradotto in napoletano? che mai Cioè, che ricordato, sembrava Mario? nata in Sembrava napoletano. nata, sì. Ma quello è il discorso che ti facevo io prima, cioè, che la poesia, la parola nella poesia, quando la poesia ha la P maiuscola, quando la parola ti porta in una dimensione altra, in quel Bellissimo. territorio,
libero da ogni vincolo, dove è possibile vivere la bellezza. Oh, o è scritta in italiano, o è scritta in napoletano, o in inglese, o in francese, o in spagnolo. O si esprime attraverso il tango, è sempre la bellezza. Territorio libero. Territorio libero. E io con questo mi fermerei qua. Che d'accordo. Dici? D'accordo? Va bene. Salutiamo i nostri amici. Sì, voglio dire una cosa agli amici. Se hanno particolarmente apprezzato questa poesia stupenda di Ernesto Muro, che forse è la più importante, che questa ha avuto una interprete insuperabile, che è stata Tecla Scarano. E io l'ho sentita, ero una ragazza, l'ho sentita da Tecla Scarano, come l'ho sentita la prima volta. E ti sei innamorato. E ne sono innamorato. Ma di Tecla o della poesia? Lascia stare. Ma diciamo, mi sono sempre innamorato io della bellezza. Si va pure, va pure, ma si dice anche così. Ciao, ciao Antonio, ciao. Arrivederci a tutti, tante belle cose, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo autore o anche con Ernesto Muro, lo vedremo insieme io e Antonio, per arrivare poi a capire perché, Moveri, aspettate. Perché ogni tanto io vi metto un tango mentre parliamo di poesia napoletana. Va bene? Arrivederci da me e da Antonio. Ciao Mario, grazie. Molto bella.